solo marzo ad essere pazzerello. Anche aprile e maggio non scherzano. La primavera quest'anno ha tutte quelle caratteristiche di instabilità che la definiscono come stagione imprevedibile. In realtà ci sono due anomalie importanti che hanno riguardato l'ultimo mese. La prima è la quantità di pioggia caduta in alcune zone, che è stata ben oltre la media stagionale. Quelle che in gergo non scientifico abbiamo chiamato bombe d'acqua sono divenute nell'ultimo mese fenomeni quasi abituali. Che per quanto riguarda il mese di maggio, questo è stato decisamente, ha visto cumulate piogge in generale sopra la media del periodo. In alcune zone addirittura le piogge sono, rispetto alla media, sono state il doppio o addirittura il triplo. Quindi più o meno a livello di giorni di pioggia di maggio siamo stati nella media, però quando ha piovuto diciamo in modo deciso, con tutti appunto gli eventi che hanno caratterizzato questo mare. L'altra anomalia riguarda le temperature, che non hanno mai toccato picchi estivi, come invece era accaduto negli ultimi anni nel mese di maggio. A livello di temperatura invece siamo rimasti nella norma, quindi non abbiamo avuto temperature particolari e non abbiamo nemmeno toccato i 30 gradi durante questo mese di maggio, che è una condizione invece che negli ultimi anni era piuttosto frequente. Insomma, primavera instabile, piovosa e di allerta. Sono ben 8 infatti le allerte meteo diramate dalla Protezione Civile Regionale dall'inizio della stagione, 4 solo a maggio, l'ultima, quella che stiamo attraversando nelle ultime ore, nella continua alternanza caldo-fresco, sole-diluvio. C'è una buona notizia, maggio è praticamente finito.